principe Carlo e Camilla hanno dovuto annullare le celebrazioni dell'anniversario di matrimonio dopo che il principe Filippo è tristemente scomparso lo stesso giorno. Il principe Carlo e Camilla, la duchessa di Cornovaglia, hanno dovuto cambiare rapidamente i loro piani per un giorno con significato significativo per la coppia dopo la morte del principe Filippo. Il futuro re e sua moglie avrebbero dovuto celebrare il loro 16 gradi anniversario di matrimonio il 9 aprile, ma è arrivata la notizia che il duca di Edimburgo, 99 anni, era morto al castello di Windsor. La narratrice di The List Christine Marie Leeward Dixon ha dichiarato, un giorno che ha un significato significativo per entrambi è cambiato per sempre nel 2021, e non in meglio. Il padre di Carlo, il principe Filippo, è morto all'età di 99 anni il 9 aprile 2021. Mentre la notizia della sua scomparsa è stata incredibilmente triste per la famiglia reale, è successo che cadesse lo stesso giorno dell'anniversario di matrimonio di Carlo e Camilla. Invece di utilizzare i social media quel giorno per celebrare il loro 16 gradi anniversario come coppia sposata. Charles e Camilla hanno fatto eco al sentimento degli altri membri della famiglia reale e hanno semplicemente pubblicato una foto in bianco e nero di Philip. La coppia è stata poi vista visitare i memoriali pubblici eretti nei giorni successivi alla morte di Philip, e una di queste occasioni, sia Charles che Camilla sono stati visti piangere sulla scena. La sfortunata svolta dell'evento potrebbe rendere per sempre il loro anniversario un triste giorno per il coppia. Poco dopo l'annuncio della morte del principe Filippo, Clarence House si è unita ad altri membri della famiglia reale e ha pubblicato una fotografia in bianco e nero con la didascalia, la famiglia reale si unisce alle persone di tutto il mondo in lutto per la sua perdita. Il giorno seguente, il principe Carlo ha rilasciato la sua dichiarazione personale e ha dichiarato, volevo in particolare dire che mio padre, suppongo negli ultimi 70 anni, ha reso il servizio più straordinario e devoto alla regina, alla mia famiglia e alla paese, ma anche a tutto il Commonwealth.